Sì, qui è una corsa contro il tempo per mettere in salvo la poca merce che è scampata all'alluvione. Qui siamo nel mercato del pesce della città, il fiume di acqua e fango lo ha attraversato 24 ore fa e adesso si lavora per mettere al sicuro anche questi bancali. Nelle prossime ore tornerà a piovere. E questa mattina il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il Sindaco di Catania Pogliese per esprimergli vicinanza in questo momento così difficile. Il Ministro dell'Interno Lamorgese ha ringraziato per il loro lavoro tutti gli uomini dei vigili del fuoco impegnati in questi giorni, lo saranno anche nei prossimi, che saranno difficili, e la regione poco fa ha proclamato lo stato di emergenza. Questo conferma che siamo in una situazione critica, soprattutto nella Sicilia orientale, conferma che è arrivata anche dal vertice che si è tenuto in prefettura con tutte le autorità e con il capo della protezione civile Curcio, che dopo aver sentito il presidente del Consiglio Draghi è arrivato a Catania e ha detto i prossimi due giorni saranno molto difficili. Sentiamolo in questa intervista. E sappiamo che questa attenuazione potrebbe durare oggi, potrebbe durare parte di oggi, parte di domani, ci attendiamo da giovedì, venerdì un peggioramento sensibile. Chiaramente l'evento meteo non ha i confini amministrativi, sappiamo che è la Sicilia orientale, ci saranno le procedure, credo, per la dichiarazione di stato di emergenza, ma ripeto, questo sarà un'attività più amministrativa che verrà dopo, sul quale abbiamo colto già l'intenzione della Regione di richiederla, e si faranno le valutazioni che si fanno a seguito di questi eventi.